Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo video di comprati e provati per voi e per me. Oggi vi parlerò di un prodotto della casa Henkel, che è il burro corpo Caloderma. Lo vedete? Lo vedete? Così si vede? Ok. Questo burro corpo è un prodotto che ho comprato per caso, nel senso che l'ho comprato e poi me ne sono tendenzialmente innamorata, e ora vi spiegherò perché. Ok, come tutte le femminucce io sono fan delle creme per il corpo, nella maggior parte dei casi però io uso le creme nell'erbolario, questo perché non sono testate sugli animali, gli ingredienti mi piacciono molto, la profumazione anche, ma di questo parleremo in un altro video. Però c'è stato un periodo della mia vita in cui avevo la pelle piuttosto screpolata, e questo subito dopo l'estate, e cercavo una cosa un po' più forte della crema e mi sono imbattuta in questo burro corpo. Questo burro corpo a me piace molto, mi piace molto perché non ha un prezzo eccessivo, il prezzo va da 4,50€ ai 5,50€, quindi diciamo non ha un prezzo eccessivo e tipo vi dura 50 anni, cioè nel senso dura moltissimo, io penso almeno un anno dura, quindi è un, come dire, un investimento a lungo termine. La confezione è da 300 ml, quindi non male. È ideale per le pelli secchissimissimissime. Non va bene per le pelli normali, non ne parliamo per le pelli grasse. Questo perché? Perché questo prodotto lascia la pelle un po' unta. Questo è un prodotto buonissimo, secondo me, per prima di andare a dormire o subito dopo l'epilazione. Questo perché? Perché subito dopo l'epilazione o prima di andare a dormire e potete fare una specie di impacco di giovinezza per la vostra pelle, e questo è l'ideale. Io per esempio lo metto sui piedi prima di andare a dormire e devo dire che i miei piedi sono sempre molto morbidi. Non è una crema che potete usare, cioè non è, ovviamente è un burro, quindi non potete utilizzarlo tutti i giorni dopo la doccia, perché altrimenti considerare che per vestirvi diventerà veramente complicato, perché per farvi scivolare tipo i pantaloni addosso diventerà tipo un'impresa epica, ve lo dico perché ci ho provato. La cosa che voglio dirvi è che non è propriamente un burro, questo perché? Perché ha una quota acquosa, di conseguenza, cioè se vedete negli ingredienti c'è una quota acquosa, di conseguenza non è un vero e proprio burro, però è molto buona. La profumazione sa di poco, ma non è male. Quanto riguarda il profumo, diciamo pollice in su, non sa di molto, quindi ottimo se non vi piacciono le creme profumate, cioè se non amate che la pelle vi rimanga profumata per molto tempo, è ottimo. Per quanto riguarda l'efficacia, è buona. Ci sono solo 3 ingredienti negativi, dei quali sono un po' interdetta, che non mi piacciono molto, e sono, aspettate che ve li leggo, che sono piccolissimi: Discodium edta, questo qui è un sequestrante, un viscosizzante, non è proprio il massimo che ci sia questo ingrediente. Gli altri 2 prodotti che mi lasciano interdetta sinceramente sono il C15985 e il C19140. Queste 2 sigle sono per dei coloranti cosmetici, ma la crema è bianca, quindi mi chiedo perché abbiamo dovuto colorare la crema. Probabilmente perché il cacao e il karité non sono proprio bianchi, e quindi hanno voluto, cioè vedete, è proprio bianca, cioè non ha, è bianca, quindi non capisco perché mettere addirittura 2 coloranti cosmetici in una crema che è bianca. Questi sono gli unici 3 ingredienti negativi di questo burro, quindi alla fine niente male, perché ci sono prodotti che hanno fino a 10 ingredienti negativi, quindi 3 non è male. Questo prodotto è molto buono perché non utilizza parabeni. Questo perché? Perché i parabeni, che sono dei conservanti, possono essere sostituiti con alcune sostanze che si trovano in natura, come il burro di cacao, la noce di cocco, l'olio di girasole, la menta e la menta piperita. Con questi ingredienti naturali il prodotto si mantiene per 18 mesi, in questo caso c'è il burro di cacao e quindi non sono stati usati parabeni. Questa una cosa meravigliosa, e quindi secondo me per questo va premiata questa crema. La pecca di questa crema è la sua casa produttrice, la casa produttrice di Caloderma,
è la Henkel, è un gruppo chimico tedesco attivo nel settore della chimica, al terzo posto come vendita di detersivi in Europa dopo Procter & Gamble e Unilever. Il problema della Henkel è che effettua o commissiona a terzi test sugli animali ed è nell'elenco delle aziende o delle holding considerate negative dal punto di vista del test sugli animali, perché la vendita di questi prodotti implica la tortura e la morte di milioni di animali, e la cosa brutta come sempre è che il consumatore non è consapevole, perché da nessuna parte viene scritto che è testato sugli animali, anche perché forse uno ci penserebbe magari sì, magari no, due volte. Io come sempre non sono totalmente in disaccordo con il test sugli animali, ma solo per gravi motivazioni mediche. Non capisco perché una crema che mi dice che ha burro di karité e di cacao, quindi tutti prodotti piuttosto naturali, debba poi essere testato sugli animali, visto che poi lo dovrò mettere anche sulla pelle. Spero che non ci siano ovviamente sostanze dannose per la mia pelle. Però diciamo che questo prodotto in generale non è negativo, quindi la mia votazione è più che sufficiente. Lo consiglio, ve lo ripeto, se avete, soprattutto perché non ha la presenza di parabeni, non è il burro corpo più buono in assoluto, ma è secondo me un buon compromesso qualità-prezzo. La ricompro quando la finirò, fra 152 anni, perché cioè tipo 3 mesi che ce l'ho e sta ancora qui all'inizio, non so se vedete sta qui, quindi diciamo che quando finirà, fra 150 anni, se ancora la produrranno, io la ricomprerò perché mi piace molto come prodotto. Questa è la seconda che compro da 3 anni, cioè veramente mi durerà un'infinità. Ok, il video finisce qui. Ovviamente come sempre potete scrivermi nei commenti qui sotto se la usate, se l'avete usata, come vi siete trovati e se me ne volete consigliare una migliore, tanto questa poi la terrò ancora molti anni, quindi potrei anche comprarne un'altra. Se avete dei consigli per me, li accetto più che volentieri. Scrivetemi sempre nei commenti qui sotto. Il video finisce qui. Grazie a tutti per avermi seguita. Io sono Erika, grazie a tutti per avermi seguita e ci vediamo in prossimo video. Ciao! Mua! Direzione di là. Capitano, andiamo a scattare e salpiamo, come si fa, lo sapete. Muoverci! Oi, oi, oi.